Ultimo appuntamento del viaggio del TG della Capitale alla scoperta delle più belle fontane di Roma. Oggi facciamo vedere quella delle Naiadi in Piazza Isedra, progettata dal nonno del sindaco Rutelli e che ora sta in restauro. Vediamo. La fontana delle Naiadi in Piazza Isedra nasce alla fine del secolo scorso con palesi velleità decorative. Questa piazza era infatti destinata agli avvenimenti ufficiali e costituiva un ingresso di rappresentanza verso il centro cittadino. Nel 1888 si pensò quindi di rimuovere la fontana della vicina Piazza di Termini e di spostarla, con le dovute modifiche, in quella delle Isedra. Inizialmente la fontana fu arricchita dall'architetto Alessandro Guerrieri di quattro leoni di ispirazione egizia, dalle cui fauci sgorgavano zampilli d'acqua. Ma questa soluzione non venne apprezzata perché ritenuta poco appariscente. Fu quindi incaricato il giovane scultore Mario Rutelli di perfezionare la fontana. L'architetto conservò la struttura di base dell'opera, ma sostituì i leoni con le statue di quattro ninfe adagiate su mostri marini. Questa soluzione fece molto scalpore. Erano gli inizi del Novecento e le nudità delle ninfe erano giudicate molto audaci e provocanti. La fontana delle Isedra venne completata nel 1914, quando al centro dell'opera venne collocata la statua di Nettuno in lotta con un tritone.